Yu-Gi-Oh! Tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui di nuovo con Riccardo che ci porta la sua deck profile di Battling Boxer. Dopo, ovviamente, la sua incredibile decklist di Dino con Frostosaurus. Detto questo, ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jokestore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. In più, vi lascio anche il link di Card Game Corner nel caso vi serva prodotto sigillato o carte singole. E col codice sconto 2023 cappello potete ottenere il 10% di sconto su tutto quello che non è già scontato. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto tutti gli altri. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, fratello mio, vai. Andiamo. Che è il tuo momento. Ciao a tutti ragazzi, vi porto un'altra profile oggi, quella del Battling Boxer. Mazzo simpatico, ovviamente non è ai livelli del meta e altro, però comunque sia mazzo ragazzi, che a local ci si può divertire. Si dice come quando ho incontrato una ragazza brutta, che è simpatica. Guarda, ci ho battuto Mathmatch l'altro giorno, quindi vedi un po', molto forte. La ragazza brutta è forse la ragazza. Sì, accettabile, accettabilissimo. Vabbè, partiamo con questa profile. Allora, tre starti nel mazzo, forse il più forte, Uppercutter. Questa carta sul normal lo special mi sercia un mostro battling boxer o un counter trap, e questo sarà molto importante per una carta che vedremo più tardi. Inoltre, se viene mandato al grave da effetto di una carta, può o specialare un battling boxer da cimitero oppure risettare una counter trap da cimitero. Anche questo torna utile a grind. Poi altri tre startini, promoter. Questa carta, se il tuo avversario controlla un mostro, si può specialare dalla mano attivando l'effetto, quindi non è una summon inert. Inoltre, quando è sul terreno, può essere tributata di costo per evocare specialmente fino a due battling boxer da deck. Nel cimitero ha un ulteriore effetto che può essere bandita per aumentare o diminuire il livello dei battling boxer sul terreno di uno. E anche questo effetto ci tornerà utile per dei mostri che abbiamo nell'extra deck. Poi abbiamo un 3x di Chief Second. Qua su Rateos ero molto indeciso. Ne gioco 3 giusto perché voglio vedere molti nomi in battling boxer in mano per poter partire, ma si potrebbe cattare anche a 2 volendo. E questa carta praticamente ci racconta che ci fa fare una normal aggiuntiva di battling boxer nel turno. E inoltre, quando il tuo avversario dichiara un attacco mentre controlli un guerriero fuoco sul terreno, puoi specialare questa carta alla tua mano e nega l'attacco. Inoltre bandisci un mostro sul terreno fino all'end phase, effetto che non verrà quasi mai attivato, ma in certe situazioni potrebbe tornare utile. Cosa che mi sono dimenticato: promoter, come molte altre carte, blocca le special summon in battling boxer, quindi bisogna stare molto attenti perché una volta utilizzati tutti i suoi effetti lockano, anche lui locka, e ci sono anche altri mostri che lockano in battling boxer, e questo dà molto fastidio specialmente per l'extra deck. Poi abbiamo tre extender che sono il pugile indomito allenatore. Extender forse più forte del mazzo, perché se controlli un pugile indomito e puoi controllare anche un'altra copia di lui, sia qua specialmente una mano, però non puoi effettuare la battle phase nel turno in cui lo speciali in questo modo. Ma se parti primo non ti interessa, quindi puoi fare letteralmente normal special e vai subito in rango 4. Inoltre lui non locca, quindi molto molto forte come extender. Poi abbiamo due switcher, loro sul normal ci vanno a rispecialare da cimitero mostro battling boxer e ci lockano nelle special di battling boxer. Poi abbiamo una sfilza di mono, sono shadow, casco e glass joe. Lui si speciala staccando un materiale xyz da un mostro battling boxer. Questo è forte perché ti permette di triggerare anche degli effetti come per esempio quello di uppercutter quando viene mandato al cimitero per effetto. Casco ci fa foolish da mazzo, quindi anche lui può attivare l'effetto di uppercutter. E inoltre, se è in attacco, la prima volta che viene distrutto in battaglia non viene distrutto, fortissimo effetto. Poi abbiamo Glassjaw, quando viene targettato per un attacco viene distrutto, e quando viene mandato al cimitero per l'effetto di una carta ci recupera un battling boxer da cimitero. Poi, visto che il mazzo si basa su ranghi 4 e molte carte ci loccano dalle special in battling boxer, gioco 3 Sakitama, che praticamente si rivela, ti fa fare una normal aggiuntiva di se stesso praticamente. E è molto utile appunto perché è una normal aggiuntiva, anche se sei loccato in battling boxer non ti interessa, e questo ti può permettere di appunto andare in rango 4. Poi abbiamo Entrap, 3 Ash Blossom, sempre una delle entrap più forti, 3 Veiler, 3 Impermanence e 2 Nibiru. Gioco molte entrap perché il formato lo richiede, e però Nibiru ha 2 solamente per un motivo, che è i 3 Crossout. Infatti questo mazzo perde malissimo da Nibiru o da un'interruzione qualsiasi, che potrebbe essere un Impermanence tirata al momento giusto oppure un Ash Blossom tirata al momento giusto, e Crossout ci salva la vita. Poi, proprio perché il mazzo non ha una grandissima stabilità, 3 Prosperity. Poi abbiamo un Battling Boxing
Fighting Spirits. Lui ci speciala la cimitera un battle in boxer in posizione di difesa. La gioco solamente perché è serciabile e in certi casi torna utile, ma è cattaminissima. Poi abbiamo un rinforzi dell'esercito. Questa, vabbè, si spiega da sola. Cioè abbiamo un mazzo che è interamente guerriero, quindi esercita tutto il mazzo. E infine abbiamo le due counter. Una è la counter di archetipo, che nega l'effetto di un mostro. Poi distruggi un Twixis e controlli. E se hai distrutto il mostro avversario tramite l'effetto, quindi annulla l'effetto, distruggi Nixis, distruggi il mostro dell'avversario, puoi evocare specialmente dall'extra deck un Nixis mettendo come materiale la counter. E questa, che purtroppo c'è in italiano, ma in inglese sarebbe Flamwell Counter, è serciabile appunto da per cutter, perché lui si sercia una counter counter, e praticamente una counter trap che si chiama Flamwell Counter in inglese, quindi è serciabile. E questa nega magia o trappola bandendo un mostro fuoco con 200 difesa. Guarda caso, lui ha proprio 200 difesa. Extra deck gioco Three Kingdoms, è penso la carta più forte dell'archetipo. Su summon aggiunge mostro, guerriero fuoco o una spell battling boxer. Inoltre quick effect, può staccare un materiale non di costo ma di effetto, e questo torna utile per attivare appunto gli effetti magari di uppercut o glass jaw. E tutti i mostri battling boxer sul terreno non saranno bersagliabili dagli effetti delle carte fino alla fine del turno. Poi gioco 2C79. Lui si fa solamente con promoter quando viene bannato al cimitero, per aumentare di livello i mostri battling boxer sul terreno, perché non giochiamo spell rankato. Ci ho provato a giocarle, non funzionano, non sono forti, ti fanno breccare, non giocatele. Poi abbiamo due lead joke. Lui è utilissimo specialmente in handboard perché ti protegge dalla distruzione dei mostri battling boxer. Inoltre quando viene staccato un materiale da lui si pompa di 800 attacco e arriva un 3008, che è abbastanza grosso. Poi abbiamo anche qua tre mono sempre dei battling boxer, che sono 105, 79 e cheat commission. 105 e 79 li portiamo di solito con la trappola. Lui praticamente può ogni turno in effetto lento attaccare un mostro battling boxer dal cimitero a se stesso. Inoltre quando viene spaccato dall'effetto cioè da una carta all'avversario, quindi anche in battaglia, può rispecialare mostri in battling boxer in base a quanti materiali aveva. Lui principalmente perché in battaglia nega gli effetti del mostro con cui combatte, e ogni danno che subiresti tu lo subisce invece l'avversario. E lui invece è molto carino perché obbliga l'avversario ad attaccarti. Se controlli un altro battling boxer non puoi attaccare questa carta, e quando un mostro combatte con un vostro battling boxer puoi guardare la mano dell'avversario e settare una magia che ha in mano sul tuo terreno. Quindi principalmente hai end knowledge, e inoltre togli una carta all'avversario se ha una magia, se no sai solamente la sua mano, che comunque è forte. Poi abbiamo una sfilza di ranghi 4 che sono Baguska, fortissimo, non c'è da spiegarlo. Dweller, principalmente per il matchup contro Unchained o contro mazzi che giocano al cimitero. Drago Tornado per i control. Cowboy Gaga per vincere al tempo. E Zeus, perché un mazzo Xyz. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto, e fatemi sapere qua sotto con un commento se volete Riccardo che torni, perché sicuramente cosa ci abbiamo. Sto guardando adesso per Magi Dolce, ma sono ancora molto in alto mare. Però mica ancora Libromancer, potrebbe essere interessante. Mi devono portare forse se mi canco tier, però mi canco Libromancer me manca. Potrebbe essere interessante un deck FTK praticamente. Ok, va bene. Detto questo ragazzi, allora statemi easy, e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.